Ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere qui. Chiedersi, farsi delle domande,
Noi siamo qui, quindi siamo ben sicuri delle nostre scelte. Qualche volta è giusto dire da che parte stai, da che parte sto. Questo si chiama da che parte stai. Jesus.
Ci siete? Oh! Ci siete? Allora, io vorrei cantarvi una canzone romantica, proprio molto molto romantica, una canzone che ha scritto più di 10 anni fa Bryan Adams. La canzone si chiama Straight from the Heart, io ho riscritto il testo, si chiama adesso Amore senza pietà. Bryan Adams. Vorrei cantarvi una canzone di Lucio Battisti, di Mogol, una canzone degli anni 70 che si chiama L'Aquila.
Thank you.
We're gonna make it.
E questa è una canzone che chiude questo primo set, poi ne vedremo delle belle, spero. La metteremo tutta. Questa canzone si chiama C'è bisogno di un sogno. È una piccola verità, perché tutti noi abbiamo bisogno di un sogno per continuare a crescere, continuare a vivere. Ognuno di noi ha bisogno di un sogno. Sono giorni che il freddo ti fa male, e tanta gente che deve lavorare. Ci sono occhi che piangono nel buio, ed una donna che in fondo ti ha deluso. Però mi è vietato credere, la luce si può sempre accendere. Sogno che diventi realtà, lo sai c'è bisogno di un sogno, che un sogno ti fa crescere. Vita che prende e che non ti rende mai, perché se sbagli gli errori sono tuoi, perché così lontana la felicità. Conosci chi l'ha trovata già, ma poi ci ritroviamo a vivere, e il mondo si serve a sorridere. Ognuno ha bisogno di un sogno, un sogno che diventi realtà. Lo sai c'è bisogno di un sogno. Il sogno ci fa crescere.
eccoci qui. Io così vorrei presentarvi, dice due cose, l'assessore del comune di Nonantola, Stefano Vaccari. Mi trovo pochissimo tempo per dirvi soprattutto grazie per essere venuti qua, grazie per il contributo di Graziano Romagna e per tutti gli artisti che saranno dopo qua insieme a voi sul palco. Grazie perché grazie al vostro contributo con l'ingresso di stasera sarà possibile adottare tre bambini vittime di questa guerra fratricida che sta inseminando la Bosnia e tutta la Jugoslavia. Sarà possibile garantire loro per un anno intero un livello di vita minimo per quanto riguarda le medicine, l'assistenza e per quanto riguarda la roba da mangiare e gli aiuti che pian piano, goccia dopo goccia, gli stanno arrivando. E credo che questo, prima Graziano si chiedeva da che parte stai, credo che questo vostro gesto abbia dimostrato da che parte state voi, da che parte sta Studios, da che parte sta il comune di Nonantola e gli artisti che hanno contribuito a questa serata. Grazie ancora. Grazie ancora per essere qui. Allora adesso ringraziamo anche Paolo Belli che ci raggiunge sul palco. Oh, però ragazzi, adesso voglio sentire il calore. Mettiamo più luci nella sala, voglio vedere la faccia della gente, dai. Giusto, no? Dai, alziamo un pochino le luci anche sul pubblico, vediamo di fare un po' di luce su quello che succede. Questo pezzo lo ricorderete tutti, lo cantiamo insieme, dai.
vorrei introdurvi un amico, collaboratore, vero rocker italiano, Massimo Riva. Graziano Romani, oh, qui abbiamo anche un altro amico, collaboratore. Presenti tu. Alla chitarra! Alla chitarra da Elio le storie in testa! Fuori! Davide Cimaschi! Mi ruba il mio attimo di gloria. Senti, posso cantare col microfono dell'artista? Grazie. Ah, questo... Prova. Questo funziona molto bene. Aspetta. Ah, un momento. Vorrei prima presentare un altro amico, un collaboratore, che... Un chitarrista che ha suonato tanti mesi con anni, dai, con Grez, che poi vedrete dopo, Lele Leonardi, adesso suona con la mia band. Ed infine, quando ho pronunciato la parola B, tu puoi cominciare. Ladies and gentlemen, we'll be right back.
cioè capace, ho buttato via per far posto a Luigi. Ah!
Gianni no, no. Esatto, bravo, diglielo. Proviamo? Diglielo te perché a me si vede che non mi cagano. Allora, avete capito? No, Gianni no, no. Ok, tutti sotto faccia. Prendi sotto faccia. Prendi un po', va. We'll be right back.
un po' voi, dai.